Mi chiamo Franco Zuccaro e difendo il WWF dal 1997. Mi interesso particolarmente di inceneritori di rifiuti, quelli che alla televisione chiamano sempre termovalorizzatori, per farli sembrare meno pericolosi di quello che sono, in contrasto tra l'altro con le norme comunitarie in vigore. Attualmente sono impegnato nel giudizio per annullare le autorizzazioni date per l'inceneritore del Casone di Scarlino. Non vi comunicherò delle notizie, ma vi farò, come va di moda adesso, delle domande. Come mai gli unici dati sempre rassicuranti sull'inceneritore di cui si senta parlare sui media sono quelli di un vecchio oncologo che ultimamente afferma che anche le centrali nucleari non sono pericolose? Come mai non si è avuto quasi notizia di un ragazzo di 11 anni che ha vissuto nella campagna di Coriano di Rimini, dove l'unico impianto industriale è un inceneritore ed è morto per tumore alla prostata? Come mai non si conoscono gli importanti studi che riguardano anche l'Italia, che all'estero si interessano della contaminazione del latte materno delle donne che vivono vicino agli inceneritori di rifiuti? Come mai non si parla di un grande oncologo ormai scomparso, Lorenzo Tomatis, guarda caso più famoso all'estero che in Italia, che poco prima di morire ha affermato a proposito degli inceneritori, le future generazioni non potranno perdonarci questo suicidio ambientale. Spesso sono più simpatico, ma il tema mi deprime. Siate cittadini e non sudditi. Vigilate perché la pubblica amministrazione faccia il suo dovere nell'autorizzazione ed il controllo degli inceneritori, proprio come da anni fa il WWF.